Prima che parte il video vi vogliamo ricordare che venerdì 24 alle ore 17 uscirà il nostro shop a www.bombershop.it, link in descrizione, mi raccomando rimanete pronti perché il primo che acquisterà la maglia Bomber diventerà un Bomber. Regalo un digigno, regalo. Digigno Bomber, un digigno Bomber. Buono. Bombers, partiamo subito col video. Vai. Ciao amici, noi siamo i due Bomber del Freestyle. Bomberissimi, rieccoci anche quest'oggi per un nuovo episodio della serie della Bomber per un giorno. L'episodio, ragazzi, 34 di questa grandissima serie. Allora, io ho letto tantissimi commenti dove dite: perché Bombers dite tanti like così se poi non li raggiungete? Allora, facciamo una cosa. Non dubbio, ci proviamo. Facciamo una cosa. Ritorniamo indietro. Per questo episodio... 43.000 like, al contrario. No, al doppio, no. 10.000 mi piace. Al raggiungimento dei 10.000 mi piace pubblicheremo la prossima episodio. Dai, facciamo così. Se non li raggiungiamo non pubblichiamo più Fan Bomber, ragazzi. Quindi mi raccomando, mandateci anche le vostre clip a fanbomber2017@gmail.com. Mi raccomando, le aspettiamo. Ma io direi di partire fra 3. No, ma aspetta, ma io direi che secondo me quest'oggi Bomber sta accadendo qualcosa di particolare. Ma è da un pacchetto straordinario. Signor Zapigno, mi sposti il computer, ecco. Perfetto. Allora ragazzi, quest'oggi entra in campo un marchio con cui noi stiamo collaborando, che è MyProtein, trovate il link in descrizione qua sotto. Ma esattamente che cosa tratta MyProtein? Posso aprire io? Apriamo? Mi piace aprire i pacchetti. Allora ragazzi, praticamente in questo box qua abbiamo diverse integrazioni che possiamo fare durante un allenamento o diciamo per tutte le persone che comunque vanno in palestra e vogliono avere un bel fisico. Qua è un biberon per bere il latte. Ah, infatti lo uso per bere quello là, è per bere il latte. Ma ragazzi, questo qua è uno shaker dove all'interno ovviamente andremo a inserire le proteine. Allora, questa qua è una proteina, Zapigno, che quando tu ti svegli dopo, nel primo passo della giornata che devi fare dopo la colazione, metti dentro, scegli tutti e sei a posto, sono grande. Questo invece, Bomber, se noi lo usiamo prima di allenarci, prima di allenarci. Poi ovviamente qua ci sono tipo tantissime pastigliette come gli omega 3 che sono gli estratti del pesce, quindi sì. È una cosa che comunque si mangia durante tutti i pasti che ne facciamo. Questo qua serve da prendere quando si mangia troppo per bruciare prima. Abbiamo ovviamente le vitamine perché sono molto importanti. L'ultima sono sempre i CLA che sono quelli là appunto per dimagrire prima. Ovviamente non è proprio così, Bomber, ma noi lo diciamo in maniera molto sintetica. Poi abbiamo praticamente una barrettina di cioccolata, che questa qua è molto buona, ragazzi. Sicuramente ovviamente è tutta roba proteica, quindi non fa tanto ingrassare, ma va ad alimentare diversi metabolismi che all'interno del nostro corpo non... Yuri, non è Pasqua, non è Natale. No, io ho visto il cioccolato e mangio. Quindi Bombers, per acquistare tutta questa linea, che ovviamente non è solamente questa ma ce n'è molto altro, avrete tra l'altro anche tantissimi sconti perché ragazzi questa è la settimana del Black Friday su MyProtein. Mi raccomando, andate sul sito che trovate primo nella descrizione e acquistate qualcosa. Se lo acquistate metteteci un commento che noi vi lasciamo il cuoricino. Ma io direi partire subito con il video fra 3, 2, 1 e si vola! Attenzione! Una bomba atomica e poi abbiamo un milanese che palleggia con un colpo di tacco. Ok, palleggio, direi ottimo. Incredibile skill, si allarga, tiro e sotto a 7. È in slow motion comunque. È super slow. Abbiamo pure il suo Instagram, Michele Venturi. Michele Venturi, grande, ti passeremo a trovare, Bombers. Dopodiché abbiamo, attenzione, palla, bottiglia. Un lancio doppio giro ha fatto. Un lancio a caso per due giri e botto qui. Il contropiede, vediamo Ozil, scatta tutti, sempre sulla fascia, va tranquillo, non c'è nessuno, nessuno lo affronta ancora lui. Prova Ozil, direttamente alla tre quarti, tiro sotto a 7. Ma io chiederei, ma i difensori dov'erano? Cioè cosa facevano? Erano titubanti. Attenzione, il Bomber sotto direttamente da casa sua con degli underwear un po' strani. Bomber stile un po' particolare. Ma vediamo subito via di risposta, doppio scalzo. Soprattutto no, scalzo. Vediamo anche gli addominali, non erano male. Ok, vediamo il Bomber con un crossover. Attenzione al cross, vero tutti, colpo di tacco di Felipe Anderson con la maglia della Lazio, incredibile. Volevo capire. Attenzione, vediamo l'invio da parte del giocatore, l'attaccante la mette dentro con un bellissimo pallonetto. Vediamo in attesa al campetto, nel frattempo che di fare una partita. Due skill, due freestyle. Vabbè, subito consiglio, legati le scarpe. E se lo stop, dice boh.
Guardate che parte carico, ta 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 ta. Cioè, ah, cambio, adesso ci sono, hanno fatto il teletrasporto e... Oh. È stato più pulito però lui, anche nel tab, sì, è più pulito. Però in teoria non bisognerebbe toccarla dopo che è sopra. Direttamente dalla tre quarti un siluro che si abbassa all'ultimo, sotto il set. Nelle porte piccole, cioè. Attenzione, direttamente dal Parma, che non... attenzione, la gioca dietro, ma la gioca di nuovo sulla fascia destra, la mette in un cross. Ma cosa fa sto portiere, cosa fa? Attenzione, in aula, entra, parte l'azione direttamente, vediamo una palla in via, attenzione, la lasciata rotto. Mandzukic, che gol. Comunque ragazzi, la palla era invisibile, direi che... Tutti, è entrato il professore. Vediamo direttamente il Borussia Dortmund, parte sulla fascia. Allarga, 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 no, allarga. È tutto solo. Era fuori gioco. Ancora, vai, allarga. Scarta uno. Allarga. Scarta due. La butta indietro, tiro. Cioè, okay, la cosa impossibile era quella, cioè ce n'erano tante più semplici. È uno dei migliori gol che ho sempre, cioè che abbia mai visto nella Bomber Fan. Direttamente dal campo sterrato con la maglia di Icardi. Icardi la metto lì dove non batte il sole. Attenzione, vediamo un po' di cincischiamento in un certo in mezzo al campo. Un bomber stop di punta, tra l'altro, lancia il suo giocatore nella fascia destra, la mette nel mezzo, la palla rimbalza, i difensori cercano di capire che cosa succede, ma l'attaccante prende e la mette dentro, ragazzi, il portiere non poteva niente. Attenzione, cross sul secondo palo, Paperone nel portiere. Ogni tanto le palle del portiere non la presa, mancano. Non l'ha presa. Poi belle maglie comunque. Bell'androne. Ovviamente si va di corso. No, però di più, e la palla era gonfia. Guardalo che gol, attenzione. Attenzione direttamente dal Milan, sulla fascia sinistra, la rimette dietro. Che gol, io lo riconosco. Ragazzi, sto campo. Sembrava Alvarez. Io lo riconosco sto campo, guarda il Milan al tempo del palo. Oddio, attenzione, è un paradiso volendo questo, ragazzi, è il campo delle bombe, attenzione. Si inventa subito così la crossbar e parte così, cattivissimo. Attenzione il numero 10. Con la maglia rossa alla scatta, crossbar challenge. Attenzione, vediamo direttamente il Lecce. Parte il contropiede, ma no, invece no. Mamma mia, che gol! Grandissimo gol. Attenzione, vediamo direttamente il giro da finire dai tempi d'oro. Dai tempi d'oro? I tempi d'oro, il palleggio. Sì. Dove vai, bomba? No. Questa era la classica cosa che facevi te. Mi dice sempre di mandare male queste cose. È spaccato tutto così. Proprio così. Però Bombers, la prossima volta qualche trick in più, cioè il canestro ci sta ma deve essere qualcosa di allucinante, quindi direi prossimo episodio oppure i prossimi episodi, ragazzi, clip allucinanti a fanbomber 2017 che c'è gmail.com. Però prima raggiungiamo i 10.000 like e poi partiamo col prossimo episodio, quindi io direi, io vado a prendermi giusto 2 omega 3 che mi sento un po' scarico, mi mangio ancora una barretta, passami il cioccolato, mangio ancora una barretta di cioccolato. Vado, faccio il giro. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, Rig. Allora, ragazzi, quando Zappigno esce, zap. No.